All'Interporto di Nola con un grande del Napoli, un numero uno vero, un portiere che parava rigori a raffica, non sbagliava mai anche nelle uscite, perché signori miei, io in questi ultimi giorni, anche dopo l'errore che può capitare di Morgan De Santis, ho sentito delle considerazioni oscene anche nei confronti del mio amico Pino Batman Taglialatera. Buonasera Pino. Buonasera, ciao, buonasera a tutti. Allora partiamo proprio dalla fine, perché devi sapere, mi hanno dato dei coordinamenti per questa intervista. Prima di tutto i saluti, quindi noi partiamo dalla fine, perché Michele Sibilla, che conduce Corner, mi ha chiesto i saluti a Pasquale D'Angelo e a Corner. Certo, tantissimi cari saluti, sono amici da tantissimi anni, quindi li abbraccio calorosamente a tutti. Li saluto anche io, perché vedi, caro Pasquale, caro Nello, io quando Michele mi chiama all'ordine metto a fare anche le interviste così, d'amblè. Detto questo, torniamo al campionato dove il Napoli ha pareggiato con la Fiorentina. La sensazione è che senza quell'errore di De Santis, che può capitare, attenzione, il Napoli la vinceva. Ma guarda, i sei mani nel calcio non esistono, magari la Fiorentina segnava in un'altra occasione, se la partita alla fine poi è finita in parità, anche se secondo me ai punti, se era un incontro di box ai punti, avrebbe vinto il Napoli. Ha fatto qualcosina in più il Napoli nel secondo tempo, il primo tempo il Napoli un po' meno, alla fine secondo me il pareggio è giusto, al di là del gol che ha preso il Napoli, non mi sento, come ti ho detto in questi giorni, di colpevolizzare più di tanto Morgan. È stato un errore isolato, pazienza, succede, è successo ai migliori al mondo, può succedere anche a lui, però deve finire lì. E a proposito proprio di Morgan De Santis, cosa possiamo dire di più preciso? Perché si dice che è un portiere, ha rinnovato da poco per il Napoli, è un portiere bravo, è un professionista, però quando senti alcune considerazioni fuori luogo, cosa risponde Pino Taglialatera, che di esperienza ne ha e sa cosa vuol dire scendere in campo al San Paolo? Ma guarda, sinceramente, perché non sono mai scesi in campo a San Paolo e soprattutto non guardano la carriera di un professionista come Morgan, e soprattutto non guardano gli ultimi anni che ha fatto a Napoli, dove secondo me ha dato il meglio di sé, di tutta la sua carriera. Ripeto, un errore ci può stare, non mi piace che poi la gente generalizzi. Io ho detto, come ho detto anche sempre a te, il tifoso può fare qualsiasi tipo di commento, ma qualche addetto ai lavori che si permettono di dire certe situazioni, certe stupidaggini, sinceramente che si informassero un pochettino sul ruolo, che è molto delicato e molto difficile, e soprattutto poi giocare a Napoli con queste tensioni e con queste attenzioni non è da tutti. Chiusura su Edinson Cavani, perché qui all'Interporto di Nola Cavani ha detto: voglio togliermi grandi soddisfazioni con il Napoli, il 1° marzo c'è la sfida con la Juventus, secondo te Pino può essere, io dico l'anno buono, non nomino quella parola. Sì, io ne sono convinto e tu lo sai, scrivo sul tuo editoriale ogni settimana, e quindi siamo seguiti da tantissimi tifosi, sanno qual è il mio pensiero. Io sono convinto che il Napoli è fortissimo, il Napoli non ha nulla da invidiare alla Juve, se non forse in panchina, che ha la Juve qualche freccia nell'arco in più. Però il Napoli secondo me è all'altezza della Juve e può attaccare quella prima posizione, lo deve fare, perché se attacchi la prima posizione magari, male che ti va, rimani secondo, ed è un grandissimo risultato per poi praticamente costruire per la prossima stagione una stagione vincente. Finalmente il Napoli ha una grandissima squadra, ha una buonissima base, ha una società secondo me importante, e quindi ci manca veramente poco. Con la convinzione di Cavani, che oggi ho sentito, perché poi sentirlo da vicino è tutta un'altra cosa, sembra di sentire quando parlava Maradona, e quando Maradona apriva bocca e diceva: ragazzi, dobbiamo andare a vincere, cioè si vinceva, perché non ce n'era per nessuno, grazie, non solo perché c'era Maradona in campo, perché la sua grandissima importanza, il suo grandissimo carisma che aveva Maradona, l'ho riscontrato in Edinson Cavani, nelle parole che ha detto. Quindi il Napoli ha anche un'arma in più, ha carisma, ha campioni,
e può andare a vincere contro chiunque, come ha detto Cavani. E allora, salutando i nostri telespettatori, anche qui personalmente gli amici in studio, ti lascio la parola proprio per il saluto finale, ricordandovi, caro Michele, adesso la faccio la marchetta, che Pino Tagliolatela scrive ogni sabato, torna in volo su napolimagazine.com con il suo Batman Ormai Forever. Siamo alla seconda stagione, no? Siamo alla seconda stagione, contratto a vita. Io no. Sì, no, figurati, noi siamo amici e mi fa veramente piacere, anche perché ci trovo anche gusto a scrivere, è una cosa nuova per me, lo faccio veramente volentieri, e poi per una persona splendida come te questo è altro, siete una famiglia bellissima, perché conosco tuo padre, tua sorella, siete veramente una famiglia fantastica. Pure mia mamma. Ecco, anche la mamma, cioè una famiglia di Li ho coinvolti tutti. Poi fanno un lavoro pazzesco, io non lo so come fa, questa alle 3 di notte è ancora lì che scrive, alle 4, poi lo chiamo la mattina alle 10, buonanotte. No. E però sicuramente non mi appartiene la mattina. Grandi professionisti, e quindi io finché riesco a dare il mio contributo, e no, sempre così, perché Bino è un fratello. È sempre un piacere. Poi è nata un'amicizia, e quindi io quando divento amico di una persona, per me è per tutta la vita, quindi va bene così, e complimenti veramente alla tua famiglia, a te soprattutto, che hai creato questa bellissima realtà che Napoli Magazine, io ne faccio parte e ne sono fiero e orgoglioso. Ragazzi, io con i lacrimoni agli occhi vi saluto, perché non ho niente da dire. Pino Tagliolatela. Saluti a tutti, ragazzi, mi raccomando. Dico solo che era un mio idolo, adesso è un mio grande amico. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.